L'anello di Piazza del Duomo è stato finalmente testato. Le prove della giostra dell'orso hanno visto impegnati per primi il rione del Cervo Bianco e quello del Drago. Il rione di Porta Lucchese è in cerca del riscatto dopo la sconfitta del 2012, ma soprattutto cerca una vittoria che manca da ben 11 anni. La squadra che il presidente del Cervo Bianco metterà in campo è fatta di cavalieri preparati e agguerriti: Alessandro Culatore, Luca Veneri, Willer Giacomoni e Lorenzo Zoppi. Com'è questa pista? La pista mi sembra buona, chiaramente sarà ancora un pochettino da assestare, però insomma mi sembra una pista molto che tiene bene, può soltanto migliorare, ecco, una pista che per noi va benissimo. Quindi se per voi va bene, insomma, il 25 luglio invece come la vede? Ma io sicuramente da presidente del rione la vedo bene, però credo che anche da parte degli altri ci vedano molto bene, stiamo facendo molta paura, quindi ci auspichiamo e speriamo che quest'anno sia l'anno nostro, dai. Vi danno tutti per favoriti? Sì, e i valori in campo li state vedendo, quelli che si mettono, quindi mi sembra che abbiamo dei cavalieri e dei cavalli di tutto rispetto, quindi aspettiamo solamente il 25 sera. Il Drago invece non cambia, la squadra è stata riconfermata e durante le prove è sceso in pista anche il re della piazza, Gino Culatore. Con lui il gruppo che correrà alla giostra sarà formato da Simone Gianni, Marco Remoli e Daniela Rinci. L'ultimo proprio Gino Culatore, insomma il re della piazza, come stanno andando? Ma direi bene, hanno rispettato le aspettative, il lavoro che avevamo fatto in questi mesi, insomma, si sta vedendo che è stato fatto un buon lavoro, cioè si è confermato qui in piazza. La pista è buona, sta reggendo bene? È buona, sì, la pista è molto buona, si hanno lavorato bene, davvero, sì. sembra sicura. Sì. Tutto pronto quindi per il 25 luglio, e come la vede, presidente? La giostra, ma la vedo una giostra equilibrata, perché a sentire un po' i binomi che ci sono, insomma, ci sono dei rioni veramente, hanno messo dentro insomma dei cavalieri veramente forti. Ci si gioca e poi dopo vedremo. Tantissimo il pubblico presente sugli spalti, il momento delle prove è infatti molto sentito da rionali e cittadini che possono cominciare a conoscere i cavalieri che correranno la giostra e sperare così nella vittoria del proprio rione. La nostra emittente tornerà in piazza anche quest'anno per trasmettere in diretta le emozioni della giostra, anche a chi non andrà in piazza ma resterà comodamente a casa. La caravella, con l'attenzione sarà...